stiamo guardando al metro tutte le strade per evacuare le persone che si trovano in questo momento isolate con l'acqua intorno. Durante il giorno stiamo mettendo insieme tutte le forze per valutare appunto nello specifico caso che ci riguarda come intervenire. Situazione abbastanza critica e soprattutto in divenire, tanto che questa mattina eravamo qua quando è crollato il ponte, l'acqua da questo lato della Zenzalino non c'era, quindi chiaramente anche la caduta del ponte ha provocato una serie di smottamenti interni che sono continuamente monitorati, ma che allo stesso tempo ci destano particolare preoccupazione, quindi stiamo guardando al metro tutte le strade per evacuare le persone che si trovano in questo momento isolate con l'acqua intorno e cercare di evitare il più possibile una situazione che a Budrio si è presentata solo 3 anni fa e proprio in queste zone. A Budrio diverse anche frazioni, insomma, sì, sono problemi. Principalmente nelle frazioni, ovviamente, abbiamo Vedrana in questo momento, siamo intervenuti a Pronaro. A Vigorso siamo intervenuti con i militari della caserma Ciarpaglini per evacuare l'INA, il centro protesi di Vigorso, e portarlo all'ospedale di Budrio. E stiamo guardando anche le frazioni dall'altra parte dell'Idice, Mezzolara e Dugliolo in modo particolare, ma siamo intervenuti anche questa mattina a Maddalena di Cazzano, per cui diciamo praticamente purtroppo tutte le frazioni del nostro territorio risultano interessate, con interventi di priorità ovviamente diverse, però tutte con criticità. L'ultima cosa, adesso c'è una tregua dalla pioggia, però insomma la giornata è ancora lunga, in base alle previsioni come sarà un po' la fino a stasera, ecco. Diciamo che in questo momento stanno ancora scendendo nei fiumi le piogge che sono piovute in collina e quindi chiaramente è ancora lunga per noi la giornata, è partita con una notte molto difficile, la giornata continua in questo senso, durante il giorno stiamo mettendo insieme tutte le forze sia come comune che come volontari di protezione civile, la protezione civile regionale, quella toscana che è da noi, e allo stesso tempo i vigili del fuoco, la caserma Ciarpaglini dei militari, insomma tutta una serie di collegamenti, i carabinieri che sono sempre stati con noi, insomma una serie di collegamenti per valutare appunto nello specifico caso che ci riguarda come intervenire. È chiaro che a noi preoccupa molto il fatto dell'apertura, ovviamente, quindi bisognerà intervenire il prima possibile per sistemare.